stato di prostrazione. Chi era Tagore? Commento. Tagore, 1861-1941, poeta e romanziere indiano, studia diritto in Inghilterra e, tornato in patria, pubblica romanzi, poesie e novelle. Tra il 1902 e il 1907 la morte della moglie e di due figli lo mettono in uno stato di prostrazione che però non gli impedisce di continuare l'attività letteraria. La sua fama si espande in tutta Europa e nel 1913 vince il premio Nobel per la letteratura. Nella sua vastissima opera spicca la raccolta di liriche mistiche Gitaniali 1913, in cui Tagore esprime la gioia della conoscenza di Dio che si fonda in un panteismo mistico le cui radici sono nelle Upanishad. Commento. L'assoluto di cui parlano i maestri immateriali è panteismo mistico.